Oh, che bello! Oggi un altro video sui preferiti. Un giorno sarà un vero format di questo canale. Benvenuti nel primo Danza con Gio del mese di novembre. Come state? Spero tutto bene. Oggi vi voglio elencare i miei 10 balletti classici preferiti. C'è una vastissima gamma di balletti classici dalle storie più disparate che potete andarvi a recuperare tranquillamente. Questi 10 balletti per me sono veramente belli, alcuni hanno un significato affettivo molto profondo perché sono i balletti che mi guardavo in loop quando ero piccolina, appunto, deformazione professionale, dato che mia mamma è un'insegnante di danza, avevamo un sacco di balletti in videocassetta a casa. Altri mi piacciono per la storia o per la tecnica, per le musiche e via dicendo, ma adesso li andremo a scoprire. Sono 10 balletti e mezzo perché in una posizione ne ho messi due, però non è una classifica, è semplicemente un elenco molto tranquillo. Oggi sembra proprio Gattardoc. Il primo balletto di cui voglio parlare, che io adoro, soprattutto nel periodo natalizio, avrete già intuito di cosa sto parlando, è il balletto dello Schiaccianoci, famosissima opera di Piotr Ilyich Čajkovskij. Parla di questa storia natalizia nel quale vediamo Clara, una bambina come tante, che il giorno di Natale riceve uno schiaccianoci, appunto, a forma di soldatino, che durante la notte prende vita e la trasporta in un mondo di fantasia fatto di dolciumi, di fatine e via dicendo. Un balletto che fa sognare tutti, uno dei più famosi, uno di quelli che a Natale è veramente imperdibile. Tra l'altro è un balletto molto fruibile a qualunque età, perché anche i bambini comunque guardando lo Schiaccianoci sognano e capiscono la storia, oltre alle musiche che sono molto coinvolgenti. Una versione che vorrei recuperare in DVD se la trovo, o comunque in giro per l'internet, da qualche parte la troverò, insomma, è lo Schiaccianoci di Bonn, sullo stile neoclassico, quindi non classico puro ma neoclassico, e tra l'altro la storia va a intrecciarsi alla storia del Canto di Natale di Dickens. Un balletto che fa parte veramente della mia infanzia, nonché praticamente il mio balletto preferito perché penso di conoscerlo a memoria tutto, dall'inizio alla fine, anche se da piccola snobbavo un po' il secondo atto, è La Bella Addormentata. Conosciamo tutti la storia, anche grazie alla Disney che ha fatto questo meraviglioso lungometraggio. È al pari dello Schiaccianoci per quanto mi riguarda, perché non è assolutamente noioso, segui bene la storia, i bambini conoscono la storia, le musiche sono coinvolgenti, le variazioni sono talmente differenti che anche un professionista, appunto un ballerino o anche un amatore della danza classica può scegliere, diciamo, la sua preferita. La versione che mi piace di più è quella del Bolshoi, ma semplicemente per il fatto che da piccolina avevo quella cassetta e quindi io adoravo veramente tantissimo rivederla in loop, penso che si sia anche rovinata negli anni. Un altro balletto di cui tra l'altro ho parlato in un video, e se ve lo siete perso ve lo lascio qua sopra in info box, è Napoli, un balletto non molto famoso, ambientato nella nostra adorata Italia, precisamente in Campania, nel nostro sud Italia. È una vera e propria celebrazione non solo della cultura italiana, con danze tipiche trasposte in versione classica, diciamo, ma anche del mare che siamo fortunati ad avere, perché non tutti i paesi del mondo hanno la fortuna di avere un mare bello come il nostro Mediterraneo o comunque il nostro del sud. E quindi niente, è un balletto molto coinvolgente che a me piace tanto. In generale in questa classifica troverete molti balletti dal sapore del sud, perché è un tipo di musica e di balletto, di tecnica, ecco, che a me piace veramente tanto, mi coinvolge e, modestia a parte, credo che sia anche il mio forte. Un altro balletto che mi piace moltissimo è La Fille Malgardée. La Fille Malgardée è un altro balletto che per molte scuole di danza è famoso, per altri è praticamente sconosciuto, e parla di questa ragazza di paese con una madre super apprensiva, tanto quanto la figlia è super ribelle. Tant'è che ha una storia d'amore segreta con un poverello, insomma, che la madre chiaramente non approva, infatti le ha programmato un matrimonio combinato con un signorotto, insomma, giù di lì. Fugge, scappa di casa, gliene fa di ogni a questa mamma poverina che le viene un infarto tra un po'. Molto coinvolgente, molto bello, dal sapore campagnolo, tanto quanto il balletto che segue in questo nostro elenco, che è appunto Giselle. La storia di Giselle è un altro balletto della mia infanzia, io sono molto legata, anche perché avevo la cassetta, alla versione, diciamo, quasi in forma di film, interpretata dalla famosissima e bravissima Carla Fracci, ovviamente nei suoi tempi d'oro, perché adesso ho una certa, ma sono sicura che anche adesso saprebbe interpretare Giselle veramente
al bacio. E la storia di Giselle a livello emotivo è molto forte, perché parla di una donna tradita, parla dell'ingenuità della nostra protagonista, dall'ingenuità che la porta a innamorarsi dell'uomo sbagliato. Chissà perché mi piace tanto questa storia, boh, chi lo sa. Diventa una villi, quindi uno spirito delle donne tradite o comunque abbandonate all'altare, promesse spose ma poi tradite, insomma tutte donne tradite dagli uomini che hanno il compito, diciamo, di far ballare gli uomini che vanno a portare doni alle loro tombe fino all'alba e di conseguenza fino alla loro morte. Personaggio di Giselle molto bello, difficilissimo da interpretare, ve l'assicuro. Devi passare per interpretare il personaggio di Giselle dalla campagnola tenera, carina, quasi bambinesca, alla donna che si strugge per amore e impazzisce, quindi Carla Fracci è stata bravissima in questo ruolo, ma in generale penso che sia uno dei ruoli espressivamente più difficili della storia del balletto. Un altro balletto che ho avuto la fortuna di interpretare e che mi piace, nonostante io sia più una tradizionalista, quindi mi piace di più il balletto classico tradizionale che il neoclassico, è Jewels. Jewels, che è un balletto di Balanchine, questo famosissimissimissimo coreografo americano che ha praticamente inventato lo stile neoclassico, che è un balletto con un tema astratto, quindi non abbiamo come negli altri una storia lineare, ma ha un tema astratto suddiviso in tre quadri che hanno uno stile di danza molto differente, uno stile musicale soprattutto molto differente, e che vanno a rappresentare le tre pietre preziose, rispettivamente smeraldi, rubini e diamanti. Sono state ideate le colonne sonore da tre compositori differenti proprio per delineare una differenza appunto nello stile musicale, nello stile di danza, ecco, e quindi mi affascina molto pur essendo un neoclassico. Subito dopo Jewels abbiamo Coppelia, che al pari dello Schiaccianoci e della Bella Addormentata ha una storia che, per quanto non sia molto famosa, è molto colorata, è molto bella in generale per i bambini soprattutto. Ha come tema centrale queste bambole, lei che è un po' la dispettosa del paese va a rifugiarsi nello studio del giocattolaio, insomma dell'inventore del paese che è considerato un po' pazzo, e scopre che questo inventore ha creato una bambola praticamente identica a Swanilda, che è appunto la nostra protagonista e che appunto chiama Coppelia, per tenersi compagnia, diciamo. E questo quadro delle bambole è molto carino perché vedi le bambole di tutti i paesi. Poi c'è questa storia dietro all'inventore, la storia d'amore, insomma è molto molto carino come balletto, e non è scontato portare i bambini a vedere questo balletto, convinceteli perché è veramente carino. Dicevo prima che in una posizione ne ho inseriti due, quindi in realtà sono 11 i balletti che adoro, e in questa posizione ne ho voluto inserirvi due perché mi piacciono allo stesso modo, più per una questione tecnica e musicale, ma anche per una sottoquestione che adesso andremo ad analizzare. I due balletti in questione sono Paquita e il Don Quixote. Don Quixote è una storia lineare, quindi noi vediamo appunto la storia famosa tratta dal romanzo di Don Quixote, che è questo finto cavaliere che si crede un cavaliere errante con il suo amico Sancho Panza in giro per la Spagna, insomma, a combattere questi mostri che solo lui conosce. E insieme a questa storia noi vediamo la storia di Kitri, questa bellissima ragazza spagnola promessa a un uomo che lei non vuole, che fugge grazie all'aiuto di Don Quixote insieme al suo amato. Molto bella dal sapore spagnolo, quindi vedi sopra. Perché Paquita l'ho messa a fianco a Don Quixote? Perché non so se lo sapete tutti, ma molte variazioni del balletto Paquita, che non ha una vera e propria storia, ma anche lì è un insieme di variazioni una dietro l'altra senza necessariamente una storia lineare, molti non hanno idea della storia che ci sia dietro a queste variazioni, del filo conduttore che le leghi tutte insieme, ma comincio a pensare che non ci sia una vera e propria storia dietro a Paquita. E molte di queste variazioni, dicevo, in realtà sono state riprese dal balletto Don Quixote, quindi le ho volute mettere sullo stesso piano. Siamo quasi in fondo al nostro elenco e abbiamo Romeo e Giulietta. Se mi conoscete un pochino, anche per i video che ho fatto sui libri, che se non avete mai visto andateveli a recuperare, perché questo canale parla di tutte le mie passioni e io vi suggerisco di andarle a recuperare tutte, sapete che Romeo e Giulietta mi piace tantissimo, così come in generale Shakespeare mi piace molto come autore. Per quanto sia un po' difficoltoso a volte leggere le sue opere perché sono piuttosto datate. La storia di Romeo e Giulietta la conosciamo tutti,
e le musiche sono bellissime, la storia d'amore è bellissima, insomma, qua c'è un valore dietro legato anche all'opera shakespeariana. E in generale non l'ho mai ballata, ma mi piacerebbe imparare qualcosa di Romeo e Giulietta, essere sincera. In fondo a questo elenco, altro balletto che se non avete visto la mia recensione la potete andare a recuperare, è Sogno di una notte di mezz'estate. Ho visto questo balletto per la prima volta quest'anno, per intero, perché altre volte in realtà l'avevo visto ma a spezzoni, quindi variazione per variazione, e mi sono innamorata, quindi vedi lo stesso discorso fatto per Romeo e Giulietta, mi sono innamorata quasi più per l'opera in sé, per l'opera shakespeariana, che non per il balletto, ma il balletto è veramente bello, colorato. Diciamo che se uno non conosce l'opera shakespeariana non ci capisce assolutamente una mazza di questa storia. Ora però voglio sapere quali sono i vostri 10 balletti classici preferiti. Abbiamo qualche balletto preferito in comune? Non abbiamo nessun balletto preferito in comune? Ce n'è qualcuno di cui mi sono dimenticata ma che devo andarmi a recuperare? Fatemi sapere tutto qua sotto nei commenti, mi sta mordendo il braccio, per questo non posso muoverlo, aia aia. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel like di supporto e se pensate che questo elenco di balletti classici possa interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, compagni di danza, insegnanti di danza e chi più ne ha più ne metta, condividetelo su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale e tutto quello che faccio su questa piattaforma, cliccate sul tasto iscriviti e sulla campanella appena a fianco per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video il 6 di novembre con il consueto appuntamento con il tag mensile. Invece il 16 di novembre ci vedremo con il prossimo Danza con Jo. Un bacione e ci vediamo alla prossima!